Buonasera, mi sentono? Sono contento di essere qui e non sono più grande perché diventando vecchio si dimagrisce. Quando suonai qui la prima volta ero 112 kg, adesso sono 94. Quindi la migliore cura per dimagrire è la vecchiaia. Sono contento di essere qui perché mi sento in casa. Ho avuto l'opportunità, sto parlando di più di 50 anni fa, di trovare un ambiente ricco di ospitalità ma di fraternità, una cosa molto importante per chi fa il nostro mestiere. Vuol dire trovarsi in un gruppo di persone che vivono per il bene dell'uomo attraverso l'arte. Ora, la letteratura organistica non è una facile letteratura. L'organo può portarci alla contemplazione, alla preghiera, ma anche alla noia. Poi la particolarità di questo strumento, il mio particolare, ho avuto l'onore, il piacere di conoscere, di avere amicizia fraterna con l'artefice, i costruttori, con la ditta Balbiani, perché nel 63 divenne organista a Gallarate, dove c'è un grande strumento Balbiani inaugurato da Marco Enrico Bossi nel 1922. E a questo proposito, per questa serata, lo anticipo, alla fine di tutto il programma, con l'amico, dove è andato? Il papà, che è lì in mezzo, che ha organizzato tutto, l'organizzatore da sempre, lui e suo fratello, e abbiamo deciso di fare un bis, anche se non lo chiedete lo facciamo ugualmente, pazienza. Saranno tre piccoli momenti, ma io vi dico subito perché. Ho una lettera, ora per chi segue la vita musicale del Comasco sa di che parlo, una lettera che mi è stata spedita il 10 giugno del 1969, 50 anni fa. Non leggo l'inizio perché è personale. Mio caro maestro, dice, però a un certo momento, e mi dice questo signore, la ringrazio vivamente della sua intenzione di voler eseguire qualche cosa di mio nel concerto di Balerna.
Le mie composizioni organistiche di carattere pratico, ordine liturgico, e qui sottolineo, ho sempre voluto proseguire tale strada. Farò del tutto per venire a Balerna la sera del 21 corrente. Intanto la saluto cordialmente suo Luigi Picchi. Io sono non onorato, commosso a leggere questa lettera. Luigi Picchi, che ha creato un solco di tradizione musicale fra Lugano e Como ed è stato il protagonista della musica nella Chiesa Cattolica Italiana. Quando ha iniziato la sua attività aveva tutte le carte per diventare il grande compositore operistico, sinfonico, eccetera. No, lui ha messo il suo genio, il suo estro, la sua volontà, la sua capacità, il suo desiderio, organista di chiesa. Naturalmente, da testimonianze che ho avuto da persone che lo hanno conosciuto meglio di me, perché la mia è stata una conoscenza fugace, mi ha scritto questa lettera nel 69, nel 70 poi il Signore l'ha chiamato a sé. Era un uomo di grande tempra, forte, conscio del suo valore, difensore dell'arte, della fede attraverso la musica nella liturgia. Dedichiamo a questo maestro questa serata, che sia un omaggio di preghiera musicale, e poi due parole perché ho scelto questo programma. L'organo che abbiamo qui alle spalle, che avete lì davanti, eccetera, è uno strumento sinfonico che serve molto per gli impasti orchestrali. Infatti vedete il programma che avete. E questo qui, scusate, abbiate pazienza, ma il disordine fa parte della mia persona. Un autore inglese, questo hit, toccata militare. Perché militare? Perché chi si mette a fare questo tipo di lavoro deve avere un animo militare, perché come tutte le professioni, anche la nostra, richiede stomaco da struzzo e capacità di prendere un cammino e mai perdere la diritta via. Questa diritta via tante volte può essere messa in pericolo dalle insidie di che cosa? Dalle gelosie, dalle prevaricazioni, perché tutti i mestieri, compreso il nostro, anzi, chi pratica la cosiddetta arte deve amarsi molto, perché l'attacco è veramente continuo, è un fatto umano. L'uomo è nato per combattere contro un altro uomo e quindi la difesa è andare diritti e non ti colare di loro, ma guarda e passa. Questi sono i vecchi adagi che fanno storia. Saint-Saëns, grande musicista, anche lui le storie dicono che era un uomo pessimo, grandissimo ma di carattere impossibile. Guillemin, grande francese, sinfonico anche lui. Poi un autore solare, questo Filippo Capocci, della scuola romana, cantabile. Questo strumento che ha grande possibilità sonore, con questo cantabile mette in luce la sua poesia, la sua pacatezza coloristica, il suo modo di creare un pastello musicale. Omilius, un discendente del penultimo alunno di Giovanni Sebastiano Bach, che si è trasferito e è andato a vivere nella Germania del Nord, poi i suoi discendenti sono andati in Russia e uno di questi, questo Costantino, è diventato organista a San Pietroburgo e ha scritto questo preludio che è un pezzo di effetto, una specie di toccata. Poi due pennellate del grande Marco Enrico Bossi. Ora Marco Enrico Bossi, voi ci sarete abituati perché vivete qui, siete a contatto, è stato un poeta,
il vero grande organista che ha capito tutto dell'organo di questo cavaliere fra 8 e 900. Era un uomo di grande ingegno, di grande capacità. Io ho avuto il piacere di conoscere il mio predecessore al Pontificio Istituto di Roma, e questo maestro, quando le abbiamo chiesto scusi qual è stata la sua più grande esperienza come musicista, lui mi ha detto a 17 anni ho voltato le pagine a Marco Enrico Bossi. Sentire Bossi, sentire come registrava, voleva dire partecipare alla un momento magico di un artista supremo. Lui l'ha detto proprio così, supremo artista, una espressività incredibile. Eppure Marco Enrico Bossi ha dovuto battagliare, è stato direttore del Conservatorio di Venezia, di Napoli, di Bologna e poi di Santa Cecilia, fino a quando è andato in America ed è morto mentre ritornava in Italia sulla nave, purtroppo. Dopo un autore americano, anzi canadese, questo Bedard, con una suite, e qui cerca di imitare l'antica scuola francese, poi Quiver toccata, americano, vivente, del 1937, e poi sentiremo queste tre pennellate di Luigi Pitti. Auguro buon ascolto. Vi prego di non applaudire ogni pezzo, anzi, a ogni pezzo io devo cambiare le registrazioni, quindi ci sarà lo spazio per le combinazioni, è un traffico che si deve fare con l'organo per cambiare il registro. Buon ascolto. Meglio tardi che poi.
5 al 7, 13, 16, 17, 25, 26, 29, 43, 50, 52, 56, 57, 58, la seconda, sì.
26, 13, 16, 17, 24, 26, 29, 34, 43, 48, 52, 53, 54, 55,
sono scemo. Thank you.
Ma
Thank you.
Thank you.
ecco questo momento di pensare al maestro Picchi come momento di... Scusatemi se picchio così, ma sapete, noi vecchi siamo legati al passato, e siccome il nostro passato è una vita vissuta, Picchi ha lasciato un segno profondo nel nostro ambiente. Perciò è anche giusto sentire queste tre chicche. Mi dispiace che vi ho fatto aspettare fra un pezzo e l'altro, ma bisogna... avete visto cosa abbiamo dovuto fare? Hanno lavorato più gli aiutanti dell'organista in questo caso. Ringrazio molto, adesso sentiamo queste tre delicatezze. Sono tre ciliegie dolci con dentro qualche piperino, ma molto buono. Grazie per l'ascolto. Thank you.
Ferrara ha stampato 5 volumi di musica di questo uomo, tutta per la liturgia, e che sia una preghiera per lui. Ringrazio, buonanotte e ci vediamo fra 50 anni.